passaggio forse meno importante. Gradirei che i membri del governo italiano si astenessero da fare campagna elettorale per questo o per quel presidente degli Stati Uniti. E ricordo che ministri che hanno già avuto problemi con qualche banca qui in Italia, Etruria, non so se vi dice qualche cosa, era beatamente a una convention di una parte politica a sostenere una. Siccome le elezioni non sappiamo come possono andare e noi dobbiamo collaborare con chiunque diventerà Presidente degli Stati Uniti, il governo italiano si occupasse di politica estera veramente in modo serio e lasciasse la campagna elettorale americana agli altri. La ringrazio. È iscritto a parlare l'onorevole Cicchitto, ne ha facoltà. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi esprimiamo la nostra adesione al documento presentato dalla maggioranza proprio perché esso implica una via per fare i conti con un dramma che è davanti a noi. E il primo dramma è costituito dal fatto che l'azione di ISIS o Daesh, come vogliamo chiamarla, sta cambiando l'assetto culturale e antropologico del Medio Oriente. In primo luogo sono sotto attacco i cristiani. Noi abbiamo una situazione singolare per cui c'è un massacro di cristiani nel Medio Oriente che rischia di cambiare complessivamente quello che era una struttura antropologica, culturale, assai ricca e viva. E quindi questo implica una necessità di un intervento articolato, sociale, economico, ma anche, consentitemi, militare per quello che riguarda quest'area. Aggiungo anche un altro dato che deve essere al centro della nostra preoccupazione, in un altro punto completamente diverso dal Medio Oriente, che è la Francia. Perché la Francia non solo è stata colpita così duramente dal terrorismo, ma in Francia 15.000 ebrei hanno abbandonato quel paese e sono andati in Israele perché sono colpiti non dal terrorismo, ma da una aggressività islamica che evidentemente fa sì che la loro situazione personale, morale, familiare venga colpita e messa a repentaglio. Questo è un nodo e una questione sulla quale dobbiamo riflettere e parlarne, mentre invece c'è un silenzio totale per quello che riguarda questo dato. Di fronte all'assassinio, mentre celebrava la messa di un sacerdote, Papa Francesco ha dato una visione della situazione che certamente ha avuto un risultato positivo, quello di evitare di disinnescare immediatamente la possibilità di uno scontro fra la comunità cattolica cristiana e la comunità musulmana. Dobbiamo però anche sapere, e ce lo dice un eminente esponente del mondo islamico, il rettore di Al-Azhar, che per altro verso però c'è chi fa la guerra di religione. C'è una guerra di religione che è posta in essere da un settore del mondo islamico, quello fondamentalista e wahhabita, che ha portato alle estreme conseguenze questo tipo, diciamo così, di estremizzazione, prima ideologica e religiosa, culturale e poi adesso operativa. E questo nucleo del fondamentalismo islamico colpisce in più di una direzione, colpisce certamente nei confronti dell'Occidente, colpisce i cristiani, colpisce gli ebrei, ma colpisce anche i musulmani. E questo ci dà il senso anche di un'altra faccia della medaglia. Guai a noi se non manteniamo, non stabiliamo, non rafforziamo un rapporto con tutta una parte di quel mondo musulmano che è insediato non da oggi,
e non per effetto degli ultimi fatti o per colpa del governo Renzi, ma per un insediamento che deriva dalla storia del passato e che diventa realtà, che è diventata realtà e una parte della stessa economia del nostro Paese è segnata da questa presenza, trascurare questo dato significherebbe, come dire, non fare i conti con la realtà e anzi, peggio ancora, fare il gioco del fondamentalismo islamico. E quindi da questo punto di vista certe polemiche lasciano il tempo che trovano o hanno anzi in se stesse insita la caduta nella provocazione, perché non c'è dubbio che il terrorismo islamico vuole provocare una lacerazione profonda nel mondo occidentale e specialmente in Europa e come dire, è favorito dall'affermazione di posizioni di tipo estremistico. Tutto questo implica quindi che la nostra risposta, che la risposta del mondo nel quale noi ci collochiamo, che è il mondo occidentale, che è all'interno della NATO, ebbene, la nostra risposta deve essere una risposta che riguarda certamente le questioni economiche e sociali che il nostro governo ha posto e anche una risposta di tipo militare. A me francamente sorprende il fatto che in una situazione nella quale non noi direttamente ma indirettamente diamo un parere positivo ad un'azione di sostegno da parte degli Stati Uniti nei confronti di una richiesta avanzata dal governo libico, ebbene ci siano, come dire, al di là dei dati formali, delle contrapposizioni che non hanno senso, perché o noi, come dire, abbiamo sul merito una posizione che fu quella dell'onorevole Di Battista qualche tempo fa, il quale diceva: se a bombardare il mio villaggio è un aereo telecomandato a distanza, io ho una sola strada per difendermi, a parte le tecniche non violente che sono le migliori, caricarmi di esplosivo e farmi saltare in aria in una metropolitana. Io mi auguro che questo non sia più la valutazione dell'onorevole Di Battista, ma se non abbiamo questa valutazione è chiarissimo che occorra un intervento nei confronti di una realtà così drammatica e così incisiva e così aggressiva e così distruttiva qual è quella del terrorismo islamico. Dobbiamo dare una risposta in cui, come dire, il complesso degli strumenti sia variegato, ma ci sia anche la dimensione militare, perché se escludiamo quella, allora, come dire, ci presentiamo inerme rispetto ad un avversario che usa assolutamente tutti i mezzi e tutti gli strumenti che possono essere dati. Nel caso nel quale noi stiamo discutendo, poi, siamo di fronte all'ipotesi, diciamo così, più che ci tocca profondamente dal punto di vista politico, ma molto marginalmente dal punto di vista operativo. L'uso della base di Sigonella da parte USA è oggetto di precisi accordi di carattere internazionale fra Italia e Stati Uniti che vanno evidentemente rispettati. Nel caso di specie, la richiesta di sostegno pervenuta da parte del governo di al-Serraj è limitata al sostegno delle forze locali e tali operazioni rientrano tra quelle per le quali l'autorizzazione alle sortite in volo è garantita previa notifica alle autorità italiane. Quanto al rapporto fra governo e Parlamento, non sussiste allo Stato nessun obbligo giuridico che imponga un'autorizzazione, trattandosi in questo caso di operazioni militari che non superano la lettera di accordi internazionali in essere e che avvengono in un quadro di legittimità internazionale più che certo derivante dalla lettera della risoluzione 2259, con particolare riferimento al capoverso 12 che è citato nella mozione di maggioranza. Per queste ragioni il nostro gruppo dà il suo voto alla mozione di maggioranza che riteniamo cogliere gli elementi essenziali della situazione internazionale in questo momento. La ringrazio. È iscritta a parlare l'onorevole Palazzotto, ne ha facoltà. Onorevole Piras. Ma quindi Palazzotto. Grazie, non parla, vabbè, più? Fra isolani comunque diciamo ci si intende lo stesso. Io sento il dovere, Presidente, signor Sottosegretario, colleghi,
di ricordare, ma non per una questione sentimentale, più forse per una questione politica, la mia generazione, quella che 15 anni fa scese in piazza a Genova all'alba del nuovo millennio. Questi giorni si è ricordata la morte di Carlo Giuliani, di un ragazzo che assieme ad altri pensò di provare, insieme ad altri milioni di persone in tutto il mondo, a fermare quella spirale di guerra, di violenza e di terrore che da quegli anni in poi abbiamo visto precipitare nella situazione che conosciamo oggi. Con quella instabilità, la dottrina Bush, il blairismo, si pensò che forse sarebbe divenuto più facile, dopo il crollo del campo sovietico, governare il mondo e perseguire interessi economici di questa parte del mondo. E oggi